governo italiano avvia una nuova fase sulla pandemia, approvando una serie di misure per eliminare restrizioni e divieti che hanno limitato le attività e i comportamenti dei cittadini. Innanzitutto il 31 marzo termina lo stato di emergenza dovuto al Covid, dopo 2 anni e 2 mesi di vigore. Il Consiglio dei Ministri ha posto fine all'obbligo di quarantena dovuto al contatto con una persona contagiata dal virus. La misurazione è importante soprattutto a scuola. Sarà necessario solo l'automonitoraggio in caso di contatto con una persona contagiata dal coronavirus. L'obbligatorietà del cosiddetto passaporto verde digitale, che prova la vaccinazione di una persona, non esisterà dall'inizio di aprile nella maggior parte dei luoghi aperti. Solo il certificato sanitario sarà obbligatorio, fino al 30 aprile, in locali chiusi. Per quanto riguarda le mascherine, è necessario continuare ad utilizzare FFP2 fino al 30 aprile su aerei, navi, treni, mezzi pubblici, teatri ed eventi sportivi.